Perfetto, si parte con il webinar. Questo è il primo webinar del CKBG, Collaborative Knowledge Building Group. L'ho ripetuto almeno 7 volte per dirlo nella giusta pronuncia, ok? E non semplicemente CKBG. E abbiamo ospite, parto storicamente da Beatrice Ligorio, che è stata una delle fondatrici di questo gruppo di ricerca nell'ambito dell'apprendimento collaborativo, con specifica attenzione per il modello del knowledge building, di cui poi saprete tutto alla fine di questo webinar. E alla mia sinistra, Stefania Manca, che è l'attuale presidente del CKBG. E che cosa stiamo facendo stasera? Stasera parleremo di apprendimento collaborativo con e senza computer. Lo faremo con due veri esperti di questo argomento, due vere esperte di questo argomento, e direi che possiamo partire. Stefania, do a te la parola, presenta pure, e poi ormai sai condividere tutto, quindi a te la parola. Ok, le slide sono già visibili, Luca? Non sono ancora visibili, ti do feedback via Ok. audio su ogni singolo passaggio. Va bene. Quindi mi deve arrivare la richiesta? No, no, fai pure, aspetta un attimo. Ok, Ok, adesso puoi fare la adesso è condivisione. arrivata. Perfetto. Benissimo, allora, aspetta un attimo. Ok, allora dovreste vedere adesso a schermo intero. Mi confermi, Luca? Ok, Esattamente, tutto liscio. benissimo. Allora, buonasera a tutti e benvenuti, come anticipava Luca, al primo webinar del CKVG. Il mio compito di questa sera è quello semplicemente di fare una breve presentazione su che cos'è l'associazione. Il CKBG, Collaborative Knowledge Building Group, di presentarvi quindi una panoramica della breve storia di questa associazione, delle principali attività in cui è stata coinvolta in questi anni, e poi in realtà il fuoco della serata sarà l'intervento a tema sull'argomento appunto in apprendimento collaborativo con e senza computer, di cui tratterà specificamente Beatrice Ligorio. Allora, io non voglio portare via troppo tempo all'intervento di Beatrice, che so essere particolarmente corposo e interessante, immaginando anche che ci saranno molte curiosità, molte richieste di approfondimento, molte domande da parte dei partecipanti. Quindi forse la cosa migliore è che io entri direttamente subito nel vivo di questa mia breve presentazione per dirvi appunto che cos'è il CKBG e di che cosa si occupa. Allora, scusate, sono andata troppo veloce con il mouse. Allora, il CKBG è un'associazione senza scopi di lucro che si è costituita formalmente nel 2005, ma come richiamava poco fa anche Luca, in realtà non ha fatto altro che mettere insieme un gruppo di persone, tra cui appunto Beatrice Ligorio, che da tempo si occupavano di temi relativi all'apprendimento collaborativo, al knowledge building, alle knowledge building communities e così via. L'associazione si costituisce formalmente nel 2005 e ha l'obiettivo di formalizzare per la prima volta le attività di un gruppo di persone, principalmente di ricercatori, ma anche di insegnanti e di esperti del settore in Italia, che si interessavano appunto di apprendimento collaborativo e del ruolo che gli ambienti tecnologici possono offrire in questo senso, cioè che tipo di contributo gli ambienti tecnologici possono offrire per supportare l'apprendimento collaborativo. Gli obiettivi quindi dell'associazione sono, da un lato, creare uno spazio di discussione tra ricercatori italiani, ma non solo, dicevo poco fa, su tematiche di ricerca, ma anche di applicazione inerenti appunto a questi temi. Da un lato, creare anche uno spazio di confronto e di collaborazione con comunità analoghe, quindi accomunate dallo stesso tipo di interesse, presenti e operanti in altri paesi. E come terzo obiettivo c'è sicuramente quello di fornire sostegno alla creazione di strumenti a supporto della didattica a diversi livelli, da quello universitario a quello della scuola di base, alla scuola media,
e così via, il mondo del lavoro, della formazione professionale e via dicendo. Le iniziative che si sono concretizzate dal 2005 ad oggi e che hanno avuto come obiettivo quello in qualche misura di dare anche visibilità alle attività non solo di ricerca, ma anche di diffusione, di disseminazione appunto delle attività dell'associazione, sono state di varia natura. Da un lato, l'associazione organizza un congresso biennale intervallato con una summer school. Qui potete vedere le edizioni che sono state realizzate fino adesso. L'ultima, in ordine di tempo, è il congresso che si terrà alla fine di gennaio a Pavia, dal 29 al 31 gennaio. Dicevo, il congresso si intervalla con la Summer School, l'ultima edizione della quale si è svolta a Fisciano nell'estate del 2012. Quindi, mentre il congresso dà un obiettivo, diciamo, di tipo più accademico, di tipo più scientifico, di condivisione della ricerca intorno a questi temi, la Summer School ha un obiettivo più formativo e si rivolge a dottorandi, a insegnanti, a formatori, a tutti coloro che vogliono acquisire anche abilità e competenze di carattere pratico, operative, intorno al tema del knowledge building. Esistono poi una serie di giornate di studio a tema e di workshop della durata tipicamente di un giorno che negli anni scorsi hanno riguardato varie tematiche, dalla robotica educativa al mobile learning, ai social network, alle risorse educative aperte e così via. E infine, in ordine di tempo, è maturata nel tempo appunto l'esigenza di proporre anche delle attività formative, magari più brevi, della Summer School o di una giornata di studio a tema che potessero essere veicolate anche a distanza. E da qui appunto l'idea dei webinar, di cui quello di oggi è la prima sessione. L'associazione promuove anche una serie di iniziative editoriali, in prima battuta la rivista QWERTY, a cui potete accedere attraverso il link che vedete in questa slide, che esce con due numeri all'anno e che ha come obiettivo quello di raccogliere sia contributi di ricerca che di esperienze pratiche intorno ai temi appunto di cui si occupa l'associazione. Esiste poi una collana editoriale ospitata da Franco Angeli, che si chiama Formazione, Conoscenze e Tecnologie, e infine delle pubblicazioni ulteriori a carattere non periodico che abbiamo chiamato i quaderni di QWERTY e che non sono altro che delle monografie su temi specifici appunto dell'associazione e che vengono pubblicate dallo stesso editore di QWERTY, cioè Progedit. L'associazione ha anche una serie di spazi digitali a sua disposizione sia con finalità di condivisione delle iniziative e delle conoscenze maturate tra i soci dell'associazione stessa, ma anche con il pubblico esterno, quindi con chiunque sia interessato a questi temi, che sono da un lato il sito web, un gruppo su Facebook e uno su LinkedIn. Esiste poi un account Twitter che viene utilizzato tipicamente in concomitanza degli eventi promossi dall'associazione, e poi uno spazio all'interno di SlideShare dove vengono condivise le slide, quindi degli interventi presentati nell'ambito delle varie iniziative promosse dall'associazione stessa. Scusate, veniamo adesso quindi ed entriamo nel vivo ai webinar CKPG. L'idea, appunto, come richiamavo prima, nasce dall'esigenza di condividere con un pubblico il più ampio possibile. Tipicamente non composto da professionisti o da addetti ai lavori, intorno alle tematiche di cui l'associazione si è occupata in maniera più specifica nell'arco di questi anni. Qui potete vedere, il primo è il tema del webinar di questa sera. Gli altri sicuramente saranno ulteriori iniziative che verranno proposte nell'arco dei prossimi mesi, e come vedete alcune sono in qualche misura delle specificazioni ulteriori dell'approccio del collaborative learning, altre spostano l'attenzione verso tematiche comunque che ruotano intorno al concetto di collaborative knowledge
community declinata attraverso tipi di tecnologie diverse. E vediamo quindi adesso, come vi anticipavo, al primo webinar di questa serie, dal titolo appunto Apprendimento collaborativo con e senza computer, di cui vi parlerà diffusamente Maria Beatrice Ligorio, dell'Università di Bari Aldo Moro, nonché vicepresidente dell'associazione. Io direi che ho terminato, ho cercato di essere rapidissima, estremamente sintetica per non portare via troppo tempo a Beatrice e soprattutto a voi che immagino avrete molte domande da porci. Quindi io direi che posso passare la parola adesso a Beatrice o a Luca se ha bisogno di intervenire prima. Luca, ci sei? Succede? Non so, non lo sento più neanch'io. Luca? Ci ha abbandonato? Boh, possiamo fare anche senza di lui, mi sa. No, avevo semplicemente spento il microfono. Ok. Allora, Ok, allora dunque, puoi non so se partire? ci sono delle, do se ci sono Ah, delle ci c'è. domande per Stefania, non lo so, vogliamo verificare Allora, se di c'è qualche domande? curiosità in questo momento legata in maniera più specifica all'associazione, altrimenti. No, non ci sono domande in merito Ok, per il bene. momento, mal che vada, poi ve le riporto Va dopo. bene. Ok, Ok, allora vado, vai. comincio? Sì. Vabbè, allora innanzitutto saluto tutti, siete tanti, siete numerosi, insomma, fa piacere. Premetto che per me è il mio primo webinar in assoluto, no, in assoluto no, nel senso che ho partecipato ad altri webinar, è il primo che conduco, insomma, quindi sono un po' emozionata, ecco. dunque, il senso di questo webinar iniziale è un po' di dare alcune informazioni generali, concetti generali, direttive generali sull'apprendimento collaborativo con e senza il computer, perché in realtà l'apprendimento collaborativo è una modalità didattica che non nasce strettamente legato all'uso delle tecnologie. E il connubio con le tecnologie è solo successivo ed è soltanto strumentale, nel senso che in realtà le tecnologie servono a rendere ancora più efficace l'apprendimento collaborativo. E anche se diciamo che per certi versi poi in realtà può anche innescare delle dinamiche di apprendimento specifiche, esclusive, che sono possibili solo con le tecnologie. Quindi vi farò, la mia intenzione è quella di fare un po' una panoramica abbastanza ampia di che cos'è l'apprendimento collaborativo e di come si può implementare, senza entrare troppo nel dettaglio né dei principi, né dei metodi, né delle varie modalità con cui questo si fa. Quindi diciamo che la mia intenzione è quella di così suscitare un po' di interesse, un po' di curiosità e poi eventualmente approfondire i temi con webinar successivi. Quindi, io però non riesco a muovere le slide. Ah, ecco, vediamo. Ok, allora, perché l'apprendimento collaborativo? Questa è un po' la prima domanda di partenza, perché si è cominciato a parlare di apprendimento collaborativo in realtà. È una metodologia di cui si parla già da parecchio tempo, saranno forse 40 anni più o meno di cui si parla di apprendimento collaborativo. C'è una ragione molto pratica. Negli anni 70, soprattutto 60-70 negli Stati Uniti, comincia un po' la crisi del sistema scolastico. C'è un abbassamento del livello di scolarizzazione e della capacità della scuola di impattare sull'organizzazione sociale, sulla capacità della scuola di funzionare un po' come un ascensore sociale. Chi va a scuola, chi ottiene certi titoli scolastici, non sempre poi riesce ad raggiungere davvero dei livelli di competenza, dei livelli di conoscenza accettabili o capaci poi di accedere a livelli sociali, diciamo, superiore rispetto a quelli di partenza, non riesce, come dire, ad avere successo nella vita, detto in soldoni. Quindi la scuola c'è qualcosa che non va, che non funziona, quindi bisognerà innovarla.
per cui si comincia un po' a riflettere su che cosa si può fare per innovare la pratica scolastica, le modalità di fare didattica. Ovviamente è una riflessione che, così come la conosciamo oggi, con le etichette, con le modalità che conosciamo oggi, parte dal Nord America, però gli psicologi dell'educazione che si sono occupati del apprendimento collaborativo negli Stati Uniti in realtà si sono rifatti a molti autori europei e a un autore russo in particolare, sto parlando di Vygotsky, riferimento a Vygotsky, però anche autori anche di stampo italiano, alla Montessori, ma anche Dewey, Don Milani, insomma c'è una letteratura corposa che è stata ripresa, riorganizzata dagli psicologi americani e poi ricircolata, insomma poi è ritornata a noi in qualche modo. Uno degli elementi che si comincia a pensare come veramente capace di innovare la pratica educativa è l'idea che la fonte di apprendimento non sia più solo ed esclusivamente l'insegnante. Ora, detto così, sembra un po' una grande rivoluzione, no? Perché uno, l'insegnante è a scuola per insegnare, lo studente è per imparare, per cui se l'insegnante gli si toglie questo compito, che succede? E in realtà, insomma, ricerche alla mano, ma anche osservazioni più di feeling, di pelle, fanno capire, dimostrano come l'interazione tra pari riesce a superare molti dei problemi che erano tipici della scuola tradizionale, della scuola di stampo trasmissivo. Perché gli studenti, quando si parlano tra di loro, sono capaci di una comunicazione meno retorica. Questo vuol dire che a scuola solitamente la comunicazione tra insegnante e studente è una comunicazione che non è basata, cioè l'insegnante quando fa una domanda non è una domanda perché veramente vuole sapere quella determinata cosa, ma perché vuole verificare che lo studente quella cosa la sappia così come la sa il docente. Quindi è una comunicazione con un bias un po', puoi dire, un po' retorico, ecco. Se invece si crea una situazione in cui gli studenti si parlano tra di loro e si rivolgono domande genuine l'uno all'altro, la motivazione, la capacità di apprendimento diventa più efficace, più profonda, quindi si riesce a reclutare di più gli studenti al compito. Inoltre, questo è strettamente collegato con la motivazione, perché gli studenti che abbandonano la scuola o che non imparano quanto dovrebbero, che sono in classe ma in realtà poi con la testa sono altrove, è fondamentalmente un problema di valutazione. Si può lavorare sulla motivazione diminuendo l'accento sulla valutazione e creando una situazione per cui gli studenti sentano realmente il bisogno di imparare qualcosa, che imparano dei concetti che poi gli serviranno per realizzare degli obiettivi. L'interazione tra pari crea un vantaggio che non è soltanto un vantaggio per chi sa di più, ma è un per chi sa di meno, scusate, ma è un vantaggio anche per lo studente che sa di più, perché ovviamente in classe ci può essere una situazione di disparità tra gli studenti. Se noi mettiamo insieme studenti con diversi livelli di competenza, non è soltanto quello che sa di meno ad avvantaggiarsi, ma anche quello che sa di più, perché quello che sa di più in qualche modo è costretto a riorganizzare le proprie conoscenze per spiegarle al proprio compagno. Nel lavoro di gruppo, nel lavoro collaborativo, ovviamente il gruppo è il vero motore dell'apprendimento collaborativo, questo però non vuol dire che va trascurato l'individuo. Una delle obiezioni più frequenti quando si parla di apprendimento collaborativo è: vabbè, ma cosa si può fare quando all'interno del gruppo c'è quello che nicchia, che si nasconde dietro il gruppo, che in realtà non fa niente, tutti gli altri lo trainano. E bisogna in effetti trovare dei meccanismi per fare in modo che il lavoro di gruppo ci sia, ma che sia anche funzionale all'apprendimento individuale, che ogni individuo trovi, ogni partecipante trova il modo per riuscire a contribuire al lavoro di gruppo. Questo è anche, come dire, serve anche per sostenere il clima all'interno della classe e il senso del gruppo. Come si può fare tutto questo? Come si può realizzare l'apprendimento collaborativo? Io ho diviso la risposta a questa domanda differenziando i principi e gli indicatori. I principi sono dettati dalla letteratura,
sono molti di più di quelli che io sto presentando nella letteratura. Io un po' ho cercato di estrapolare quelli che mi sembrano quelli più, come dire, più salienti, più pregnanti. Evitare l'effetto vetrina, a me questo mi sembra particolarmente importante, particolarmente interessante, perché spesso quando si parla di apprendimento collaborativo si pensa appunto ad organizzare un lavoro in gruppo, ogni gruppo fa qualcosa e poi un gruppo lo mostra all'altro. Ecco, ci sono degli autori che parlano di effetto vetrina, cioè io appartengo al mio gruppo, ho preparato una relazione, un poster, un iperteso, una mappa e lo faccio vedere all'altro gruppo. Quindi l'altro gruppo funziona come appunto il cliente che passa davanti alla vetrina e io devo fargli vedere il prodotto che ho realizzato. Ecco, questo per molti autori non è veramente apprendimento collaborativo. Per ottenere veramente apprendimento collaborativo bisogna innescare la cosiddetta interdipendenza positiva, che è un concetto forse semplice da raccontare, ma molto difficile da implementare, perché è una caratteristica del compito. L'apprendimento collaborativo, la predisposizione non fa riferimento ad una dote naturale, ad una predisposizione degli studenti a collaborare, ma è una capacità di progettare i compiti in un certo modo. Per fare questo bisogna quindi pensare a dei compiti per cui ciascun gruppo e possibilmente ciascun individuo all'interno del gruppo non può completare la propria parte di compito senza l'aiuto dell'altro. Quindi devo avere bisogno dell'altro per poter finire la mia parte. Questo responsabilizza l'altro perché diventa responsabile non solo di quello che fa lui, ma anche di quello che faccio io, perché se tu non lo fai, io non posso completare, la tua negligenza implica anche l'impossibilità per me di completare il compito. Quindi bisogna progettare bene i compiti. Bisogna ovviamente potenziare l'individuo e questo si può fare attraverso l'assegnazione di compiti individuali, assegnando leadership, assegnando responsabilità o assegnando dei ruoli specifici che vengono disegnati appositamente per il tipo di situazione in cui stiamo lavorando. Dobbiamo promuovere l'interazione e questo si fa fondamentalmente organizzando delle situazioni di discussione, per esempio generando delle domande, facendo generare agli studenti delle domande o proponendo delle domande interessanti che guidino l'interazione, che guidino la discussione, incoraggiando a utilizzare davvero i commenti e i feedback che vengono dati attraverso la visione, per esempio, anche di prodotti intermedi, di bozze, di prodotti non finiti, che è una pratica non molto diffusa nella nostra didattica. In genere, prima di farlo vedere a qualcun altro, il nostro prodotto intermedio, aspettiamo che sia finito, insomma, far vedere una cosa che non è ancora finita ci sembra, insomma, non sembra una cosa auspicabile, non sembra una cosa giusta. Invece l'apprendimento collaborativo punta proprio sul contrario. Se tu lo hai già finito, quando lo fai vedere all'altro, appunto è già finito, quindi il commento dell'altro non ti serve per migliorare il prodotto. Invece si viene incoraggiata proprio la pratica di condivisione di prodotti semilavorati. Bisogna formare alle competenze collaborative. E ovviamente questa è una dimensione più di gestione quasi psicosociale, di una dimensione quasi psicosociale. Bisogna imparare a gestire il conflitto, ad avere la fiducia sulla reciproca ciascuno verso l'altro, avere, come dire, fiducia che la competenza, le conoscenze, le informazioni che l'altro ha da offrire, che il proprio pari ha da offrire, sono interessanti, sono da valorizzare. Bisogna saper gestire una comunicazione ufficiale, quindi efficace. Quindi è come se il docente diventasse anche appunto un esperto un po' di comunicazione, non soltanto un esperto della propria materia. Si sposta il focus sul prodotto, rendere quindi la conoscenza esternalizzabile, far realizzare qualcosa, far concretamente realizzare qualcosa. Io qui cito un principio di Brunner che è quello dell'esternalizzazione. Brunner lo racconta molto bene, sicuramente meglio di quello che posso fare io. Lui dice che quando il prodotto della conoscenza diventa un oggetto esterno, diventa un oggetto che può suscitare ancora ulteriori riflessioni, che può essere condiviso e quindi può essere ulteriormente modificabile. Se rimane nella mia testa,
non è più, non, è difficile da rifletterci su, ecco, è difficile da farlo avanzare, perché sta lì, è praticamente come se avessi accesso solamente, ognuno ha accesso alla propria conoscenza. Invece se io tento di mettere la mia conoscenza in un prodotto che sta fuori, in un altro spazio, allora tutti gli altri lo possono guardare, tutti gli altri possono dare dei feedback e quel prodotto, quella conoscenza può essere ulteriormente sviluppata. Ovviamente qui potete già sentire che il ruolo delle tecnologie, specialmente da questo, su questo principio, può essere un ruolo importante. Quali sono i metodi per realizzare questi principi? Per esempio, l'insegnamento reciproco, questa è una metodologia che è stata messa a punto da Palingsar e Brown, ed era una metodologia nata fondamentalmente per aiutare studenti che avevano difficoltà di comprensione della lettura, cioè studenti che sapevano leggere, ma che quando poi gli si chiedeva che cosa hai letto, avevano difficoltà a concettualizzare, a riassumere, a comprendere veramente il senso profondo della lettura. Quindi c'è tutta una serie di passi che vengono, di strategie, di step che vengono realizzati all'interno del gruppo. Quindi il gruppo diventa un momento di potenziamento dell'abilità di lettura. Attraverso una serie di appunto, domande, di chiarimento, anticipazioni rispetto a quello che si legge, che aiutano il gruppo a sostenere, appunto, a sostenere i processi di comprensione della lettura. Essendo comprensione della lettura, poi in realtà può essere applicato in qualunque tipo di contesto, in qualunque tipo di curricula, perché leggere si legge sia in matematica che in scienze, che in biologia e così via. Io non entro nel dettaglio di questi modelli perché appunto ognuno di questi poi meriterebbe un webinar a sé. Il GIGSO è una metodologia che utilizza la composizione e ricomposizione dei gruppi, formando dei gruppi di esperti. Quindi punta sull'idea che gli studenti diventano esperti di un pezzo di un argomento più generale. Quindi il riferimento qui a un termine in inglese molto, molto frequentato recentemente, che è l'empowerment, che in realtà sarebbe, come dire, il potenziamento individuale. Quindi ogni studente diventa un esperto di un pezzetto e questa expertise, questa competenza individuale va poi ricomposta all'interno di un puzzle più ampio. GIGSO in realtà vuol dire puzzle. Quindi gli studenti sono pezzetti di un puzzle che va ricomposto attraverso varie modalità di composizione e ricomposizione dei gruppi. Problem solving e indagine progressiva, io li ho abbinati perché sono molto simili come strategie tra di loro, anche se con qualche differenza. Qui appunto il problem solving fa pensare solitamente a un contesto di didattica della matematica, in realtà è esattamente il contrario, è molto più adatto per materie scientifiche, per materie letterarie, dove c'è dietro la necessità di modellizzare un ragionamento che parte da domande, da ipotesi, verifica delle ipotesi e generazione di domande sempre più specifiche, sempre più peculiari, sempre più strette. E anche qui, insomma, la complessità di questo modello mi costringe ad essere molto sintetica, però appunto se, ci saranno anche qui webinar successivi se queste cose se sono interessanti. La comunità di apprendimento è un modello molto più ampio che include diverse di queste strategie di cui vi ho già parlato. Come vedete, la Brown è la stessa dell'insegnamento reciproco. È una metodologia di lavoro che fa anche molto affidamento, che lavora molto, puntualizza molto anche l'idea delle relazioni sociali, del clima della classe all'interno appunto della classe. Quindi è un modello che non si occupa soltanto dell'acquisizione di conoscenze o di far imparare gli studenti, ma anche di gestire le capacità relazionali, il lavoro di gruppo, la presa di decisione collettiva, il senso di responsabilità e così via. Come si valuta l'apprendimento? Ho voluto parlare di questo aspetto perché so che questo è uno degli aspetti che più preoccupa i docenti. In realtà c'è una contraddizione
spesso difficile da gestire, perché qualora decidessimo comunque di lavorare e di implementare una modalità di lavoro collaborativo in classe, comunque poi alla fine siamo costretti, richiesti, di valutare gli studenti individualmente. Quindi cosa succede poi del lavoro di gruppo, della loro capacità di lavorare di gruppo, la creazione di prodotti di gruppo? Come entrano nella valutazione? Ed è una domanda, insomma, una bella domanda. Io, insomma, facendo un po' una rivisitazione della letteratura, credo, mi sembra che sia possibile distinguere indicatori per l'autovalutazione invece di indicatori per la valutazione del docente. Quindi da una parte chi lavora per apprendimento collaborativo riconosce l'importanza di rendere trasparenti alcuni criteri di valutazione e far sì che gli studenti siano in grado di autovalutarsi. Come si fa l'autovalutazione? Allora, uno delle prime indicatori è il setting della classe. Quindi entriamo, l'autovalutazione da parte del docente, come fa il docente ad autovalutare l'apprendimento collaborativo? Il docente entra in classe e uno dei primi indicatori è proprio come è strutturata la classe. Solitamente, ed è abbastanza ovvio se ci pensate, se abbiamo detto che abbiamo gruppi che si compongono e si ricompongono, dobbiamo potenziare, preservare l'individuo, ma allo stesso tempo anche il gruppo. Cosa vuol dire? Vuol dire che in classe gli studenti si muovono molto, passano da un gruppo all'altro, possono decidere in un certo momento di lavorare individualmente. Solitamente c'è anche una certa varietà di risorse, il libro di testo, il computer, la lavagna, la LIM, eccetera. E gli studenti arriva il momento in cui sono capaci di decidere autonomamente qual è lo strumento che utilizzano. È una sorta di autogestione, per cui una delle caratteristiche, vi sembrerà strano, però una delle caratteristiche che contraddistingue le classi collaborative è proprio il rumore. Quindi una classe ordinata, silenziosa, in cui tutti sono al loro posto, tranquilli, eccetera, solitamente, insomma, non corrisponde esattamente all'idea di apprendimento collaborativo. La capacità di creare prodotti collettivi all'interno dei quali è difficile poi andare a rintracciare il contributo individuale. Cioè, perché? Perché se, appunto, se abbiamo promosso questa pratica di condivisione, di scambio di prodotti semilavorati, se abbiamo incoraggiato appunto i feedback e la presa seriamente in considerazione dei feedback reciproci, è chiaro che poi il prodotto collettivo non sarò più in grado di dire esattamente che cosa ha fatto chi, perché c'è stata un'idea iniziale di uno studente che poi è stata commentata, rivista, riaggiustata, aggiornata, eccetera, per cui insomma non è più così facilmente rintracciabile. Una comunicazione che avviene tra pari, che avviene realmente tra pari. Quindi quando gli studenti hanno bisogno di sapere qualcosa, hanno un dubbio, c'è cioè qualcosa che non gli è chiaro, invece di rivolgersi all'insegnante, si rivolgono ad un loro pari, allora quello non significa che non prendono in considerazione l'insegnante, assolutamente, ma significa che riconoscono le competenze altrui, come abbiamo già detto. Appunto, abbiamo lavorato per potenziare l'individuo, per far sì che gli individui possano essere considerati esperti. Quindi, se io riconosco che un mio pari è un esperto di un pezzo di argomento, allora io, se ho bisogno di sapere qualcosa di quell'argomento, lo chiederò a lui piuttosto che all'insegnante. L'insegnante, ovviamente, ci sarà il momento in cui dovrà rimettere insieme il tutto, ci sono delle questioni che gli studenti da soli non riescono a risolvere e allora potrà intervenire e fare comunque la sua lezione. Invece, quali sono i metodi proposti dalla letteratura per la valutazione? Si parla di valutazione autentica, perché è una valutazione che non si concentra esclusivamente su quello che gli studenti sanno, ma una valutazione che si occupa anche di quello che gli studenti sanno fare e si occupa delle strategie di pensiero che gli studenti sanno mettere in atto, strategie di riflessione, strategie di pensiero critico, di metacognizione, di ragionamento in gruppo. Ed è quindi una valutazione che include la voce degli studenti. Una valutazione dinamica, quindi una valutazione che tiene conto del percorso, dei vari momenti, quindi una valutazione che non viene soltanto alla fine, ma che
viene fatta in determinati momenti, si confronta il percorso come se ci fossero, come dire, delle milestone, dei momenti decisivi, importanti, cruciali, per cui si vede il percorso, il cambiamento, l'evoluzione che è avvenuta da un momento all'altro, che è un concetto molto pertinente, quello di zona di sviluppo prossimale, che è appunto il concetto di Vygotsky. E i cosiddetti portfolio o e-portfolio, quindi possono essere online, possono essere digitali, ma possono anche essere cartacei. La collezione di prodotti, di attività, di competenze che gli studenti sono in grado di, si chiede agli studenti di autoselezionarli e di spiegare perché ritengono quel determinato prodotto come particolarmente rappresentativo di quello che sanno fare. E questa attività costringe gli studenti a riflettere su, appunto, sulle loro competenze, sui loro prodotti, ma anche di andare a rivedere quello che hanno fatto. E questo di, appunto, andare a rivedere quello che abbiamo fatto è una pratica non così diffusa nella didattica tradizionale, dove la valutazione è tutta a carico del docente. Qui invece chiediamo agli studenti quasi di autovalutarsi, ovviamente, e di costruire una narrazione, no, di sono partito da qui, ho imparato a fare questo, eccetera. E di volta in volta lo studente da solo individua per lui la propria zona di sviluppo prossimale. Cosa vorrei fare di meglio? Cosa posso migliorare ancora? C'è un momento in cui nella letteratura che si passa dall'apprendimento collaborativo alla costruzione di conoscenza, si introduce questo nuovo concetto ed è un concetto nuovo, insomma la differenza con che cosa è l'apprendimento o l'apprendimento collaborativo è sostanziale, anche se può essere riassunta in due punti. L'apprendimento si passa dall'apprendimento individuale all'apprendimento collettivo. Nel senso che quello che interessa nella costruzione di conoscenza non è esclusivamente quello che ciascun individuo ha appreso. Ovviamente c'è questo aspetto, ma è come se ci fosse, come dire, un ulteriore passo avanti. Ok, gli studenti hanno imparato determinate cose. Ora proviamo a vedere cosa gli studenti riescono a fare con quel tipo di con le cose che hanno imparato e come questi concetti vengono fatti circolare all'interno del gruppo. L'altra differenza è che si passa dall'acquisizione delle conoscenze alla trasformazione della conoscenza. E guardate, questo è un punto veramente rivoluzionario, perché si dà, come dire, il concetto è che nel processo di apprendimento, mentre io studente acquisisco un'informazione, imparo qualcosa, e l'insegnante, il gruppo mi aiuta in qualche modo, mi supporta nella comprensione di questo concetto, in questo processo quel concetto viene trasformato, non rimane quello che è, deve essere trasformato. Quindi il processo di apprendimento, in questa concettualizzazione di costruzione di conoscenza, implica una trasformazione della conoscenza. La conoscenza non viene più concepita come qualcosa di definito, ma qualcosa che può subire delle modifiche. Anche se non sono necessariamente modifiche, non si chiede agli studenti di diventare tutti degli Einstein, non è questo il concetto, ma avere la sensazione che la conoscenza è qualcosa continuamente in evoluzione, che questo è quello che sappiamo, ma utilizzando quello che sappiamo possiamo lavorare verso l'innovazione. È un concetto molto rivoluzionario ed è un concetto forse anche molto, forse un po' utopistico, forse un po' difficile da realizzare, ma dicono Breiter e Scardamalia, che sono i due autori riconosciuti come fondatori di questo concetto, è un modo di vedere l'apprendimento necessario. Dobbiamo lavorare in questa direzione, perché questo è quello che chiede la società della conoscenza. Quando si parla di società della conoscenza, non si fa esclusivamente riferimento al fatto che c'è tanta possibilità, cioè la conoscenza è accessibile, no? Grazie a internet, grazie al web, possiamo raggiungere tante informazioni. Non è questo il nucleo, come dire, non è questo il vero punto centrale. Quello che veramente significa società della conoscenza è che, appunto,
siamo in una società che produce continuamente nuova conoscenza. E per essere cittadini di questa società bisogna sentirsi, bisogna avere gli strumenti, bisogna avere un equipaggiamento che ci consente di innovare la conoscenza. Ne abbiamo tanta a disposizione, ma la dobbiamo utilizzare per farla progredire, per fare progredire la conoscenza e quindi anche la società. La scuola quindi viene concepita da questi autori come un'organizzazione che produce, ho messo tra parentesi, tra virgolette, produce, perché appunto la scuola è un'organizzazione. Qual è il suo prodotto? Sono gli studenti. Gli studenti che sono individui devono essere individui capaci di innovare. Non ci possiamo più contentare di sfornare studenti che sanno delle cose, ma dobbiamo produrre studenti che sono capaci di entrare nella società producendo un impatto sulla società, che può essere minimo, può essere grande, ma può anche in realtà non esserci un impatto, ma gli studenti si sentono in grado, devono avere la sensazione, devono avere gli strumenti per poterlo fare, anche se poi magari non riusciranno a farlo, però devono essere equipaggiati da una strumentazione che consente loro di modificare la società. Quindi la classe viene ripensata, riconcettualizzata come una comunità che costruisce conoscenza. La conoscenza è a responsabilità collettiva, perché la costruzione di conoscenza è possibile soltanto grazie all'interazione, soltanto grazie al confronto, alla molteplicità dei punti di vista sullo stesso oggetto, alla visione, direbbe qualcuno, dialogica della conoscenza, cioè la capacità di tenere conto di diverse voci, di diversi punti di vista sulla conoscenza. Quindi la valutazione a questo punto diventa una valutazione che è centrata non soltanto su quello che so, non soltanto su il mio contributo personale al lavoro di gruppo, ma su quanto quello che è stato prodotto è capace di generare trasformazione, è capace di generare innovazione, quindi sulla capacità trasformativa delle idee prodotte all'interno di una comunità che costruisce conoscenza. Come le tecnologie possono entrare in tutti questi discorsi? Le tecnologie potrebbero rendere concreti, farci toccare con mano, i principi della costruzione di conoscenza. Come lo fanno? Lo fanno rendendo pubbliche e tracciabili, per esempio, le discussioni. Se pensiamo appunto che vogliamo riconcettualizzare la classe come un luogo in cui si discute intorno a problemi reali, si spingono gli studenti a sentirsi produttori di idee, e ovviamente prima di produrre un'idea io devo sapere tutto quello che c'è da sapere intorno a quel concetto, a quell'argomento. Soltanto dopo sarò in grado di generare idee. Quindi acquisisco delle informazioni, imparo delle cose perché le finalizzo verso una potenziale nuova idea. Che poi appunto a volte non c'è la nuova idea, però io non è detto che si riesca ad inventare qualcosa di nuovo, o non è comunque necessario, però devo creare un processo di apprendimento, di interazione all'interno della classe, in modo tale che sostengo questa visione dello studente. E per fare questo appunto l'interazione con l'altro, le discussioni sono importanti. E avere un luogo digitale dove queste discussioni vengono registrate, poi possono essere rilette, possono diventare argomento, momento di ulteriore riflessione, aiuta parecchio, aiuta molto, perché la discussione faccia a faccia, nell'interazione verbale, quello che si dice, insomma, dopo un po' non c'è più, insomma, rimane un ricordo, una ricapitolazione, un sommario di quello che si dice. Un riassunto di quello che si dice. Invece nelle discussioni online, insomma, tra l'altro appunto prima di scrivere, magari prima di rendere visibile, un po' ci penso, ci rifletto, e quindi questo sostiene anche la riflessione su quello che devo dire, quello che vorrei dire. Gli ambienti digitali poi offrono una varietà di formati, si può lavorare col testo scritto, così come si può lavorare con le immagini, con la creazione di mappe o con video, audio e così via. Ma anche una varietà di tempo, si possono avere situazioni sincrone e asincrone. La comunicazione asincrone appunto facilita la riflessione, perché
prima di rispondere, leggo e rileggo, e prima di rendere pubblico quello che scrivo, leggo e rileggo. Rende possibile una comunicazione circolare più facile all'interno di un web, di una chat, che gli studenti si parlino tra di loro, piuttosto che invece in una comunicazione faccia a faccia dove come dire, l'ergonomia della classe induce a rivolgere gli interventi al docente, perché solitamente c'è il banco e tutti gli studenti, la cattedra, tutti gli studenti che si rivolgono verso la cattedra. Quindi già l'ergonomia della classe induce ad una comunicazione unidirezionale. Invece, gli ambienti digitali spesso invece, insomma, quasi sempre sono organizzati in modo tale che tutti possano parlare con tutti. La struttura delle discussioni poi negli ambienti digitali, specialmente quelli pensati appositamente per sostenere la costruzione di conoscenza, anche sono provvisti di appositi scaffold, ovvero di impalcature di sostegno. Per esempio, l'idea che le note, gli interventi siano collegabili tra di loro, questo significa che poi si può visualizzare la struttura della discussione e poi in alcuni casi, alcuni web forum, per esempio, danno la possibilità di categorizzare il proprio intervento, scegliendo tra categorie cognitive che sono a volte già disponibili, altre volte invece possono addirittura essere creati dagli studenti. Capite bene che questo non si può fare faccia a faccia. Non possiamo chiedere ai nostri studenti quando intervengono di categorizzare il loro intervento. Non possiamo dirgli, ok, questo intervento che adesso tu stai facendo, che cos'è? È una domanda? È una teoria? È una teoria scientifica, una tua idea, non possiamo intermezzare la discussione faccia a faccia con questo tipo di richieste. Invece in un ambiente online questo è facilmente attuabile. Per esempio, uno dei primissimi prodotti realizzati da Brighter Scardamalia, proprio come ambiente che sostenesse la costruzione di conoscenza, è il cosiddetto CISOL, Computer Supported Intentional Learning Environment. Sottolineo l'intentional perché l'idea degli autori era proprio quello di supportare un apprendimento intenzionale, quindi riflessivo, far riflettere molto su quello che si dice, su quello che dicono gli altri e sui collegamenti tra i vari interventi. Questa è una schermata di come appariva CISOL ai primi tempi che veniva utilizzato. Questo invece è un'evoluzione successiva, si chiama Knowledge Forum. E come vedete, questi quadratini, alcuni rossi e alcuni blu, sono le varie note degli studenti. E come vedete, viene rappresentata proprio graficamente la struttura della discussione. Le note sono collegate l'una all'altra e fanno vedere appunto come è strutturata la discussione. Quelle rosse sono note che sono state già lette, quelle celesti sono note che ancora devo leggere. Inoltre è possibile creare degli sfondi che dicono di che cosa si sta parlando? C'è questa zona gialla e c'è la zona brainstorming. Se si parla, per esempio, non so, del corpo umano, allora potrei mettere la foto di un corpo umano nello sfondo, oppure se si parlasse, non so, dell'acqua, potrei mettere, nella didattica delle scienze, potrei mettere come sfondo la foto di un'acqua e così via. Quindi accompagnare diversi formati, utilizzare insieme diversi formati comunicativi, il testo scritto, l'organizzazione spaziale, ma anche per esempio una foto, un'immagine. Questo è un prodotto che si chiama una piattaforma che si chiama Sinergea, che è gratuita, è libera, si può utilizzare tranquillamente. E qui vedete, visualizza la profondità della discussione. In più, ogni discussione, come vedete, c'è un colore diverso e questo colore rappresenta la diversa categoria che è stata assegnata dagli studenti stessi. Quindi un'attività di meta-riflessione su quello che si scrive non è indifferente. Si può fare tutto questo nelle nostre scuole? Molto spesso quando parliamo di queste modalità di lavoro, gli insegnanti dicono no, nella mia scuola non si può fare, è troppo complicato. Secondo me sì, si può fare. Si può fare in tutte le scuole. Perché si può fare in tutte le scuole? Perché molto probabilmente quelli di voi che sono insegnanti, che ci ascoltano, qualcosa già lo fanno, non sanno che si chiama così, non sanno che è apprendimento collaborativo, non sanno che è costruzione di conoscenza. E saperlo e conoscere meglio il metodo, focalizzare meglio sui principi e sulle modalità di valutazione può semplicemente aiutare a fare meglio quello che già si fa, ad avere più consapevolezza della direzione verso cui si sta lavorando.
Ci sono moltissime esperienze in atto, non sono così note, non sono così conosciute, perché purtroppo per diverse ragioni, politiche, economiche, sociali, purtroppo in Italia quando si parla di scuola si parla sempre in negativo. La scuola finisce nei media, finisce sul giornale, finisce in televisione solo quando c'è qualcosa che non va. Ma le esperienze positive, interessanti, realizzate all'interno della scuola, di apprendimento collaborativo, di costruzione di conoscenza, con e senza le tecnologie, sono tantissime, sono tanti gli insegnanti che un po' pioristicamente, un po' per passione, un po' perché sono stati coinvolti in qualche progetto di ricerca, ma sono tanti gli insegnanti che hanno già realizzato esperienze in linea con questi principi e in condizioni le più diverse, da condizioni di difficoltà a condizioni facilitate, quindi con una grande variabilità. Inoltre noi siamo qui per questo, ci siamo costituiti come associazione proprio per supportare e diffondere idee e pratiche di questo tipo. E inoltre queste sono idee, l'apprendimento collaborativo, come ho detto un pochetto all'inizio, che sono nate in una situazione di difficoltà. E le prime esperienze sono state realizzate in classi difficili. Io qui ho messo alcune foto, come vedete sono classi multiculturali, sono foto degli anni 80 in cui si realizzavano le prime esperienze di apprendimento collaborativo, di costruzione di conoscenze, di uso delle tecnologie. E come diceva la Brown, se si può fare qui, allora vuol dire che si può fare altrove, si può fare ovunque, perché se si riesce a fare in una classe difficile, di quartieri poveri, con grosse difficoltà di gestione della classe. Se si riesce a fare lì, allora vuol dire che si può fare dappertutto. Vi ho messo anche qualche riferimento bibliografico, in modo particolare vi consiglio il numero speciale di QWERTY, tutto dedicato alla costruzione di conoscenza, ed è totalmente gratuito perché appunto noi come associazione ci preoccupiamo di diffondere le idee e farlo gratuitamente il modo migliore di diffondere le idee. E poi ci sono due testi, uno di Cacciamani, che mi è sembrato di vedere tra gli utenti, tra gli astanti, è un testo, sono entrambi delle bussole della Carocci, quindi molto semplici, molto, molto brevi. È un testo che ho scritto qualche anno fa, che si chiama Come si insegna, come si apprende. Penso di aver detto tutto, quindi non so come sono stata con i tempi, se ho sforato. Ci siete? Fantastica. Siete lì? Siete vivi? Sì, Siete ancora tutti ci siamo tutti. sopravvissuti? Ci sono anche un po' di domande che ti riporto e vi riporto in realtà. Ok. Allora, la prima di queste domande è, se vuoi puoi togliere la condivisione. Ti può essere utile dopo? C'è magari qualche link in fondo? Non lo so, per ora no, non so. Allora, forse era Stefania che aveva una slide con i link, eh? Non Del lo so, sito. Ok, avevi una va slide con i link? bene. Hai il microfono spento, Stefania. Aspetta. Boh, io per ora non tocco niente, quindi lasciamo tutto così, che è meglio. Ok. Spara le domande. Stefania, dovresti avere il Ok, microfono. mi avevi disattivato l'audio, Luca, quindi Esatto. adesso sì, infatti. Ok, no, io non avevo dei link, se non il link al sito del CKVG, però non mi pareva che ci fossero link Ok. particolari. E comunque avevo anche messo qualcosa sulla finestra delle domande. Allora, dunque, ho tolto per il momento la condivisione. Allora, ci sono un po' di domande. Dunque, chiedevano, vabbè, Giovanna chiedeva se è possibile avere le slide. Vabbè, queste sono domande facili, sì. Sì, Le slide le possiamo aspettavo una domanda un mettere. po' più. Qualche domanda un po' più Partiamo con le cose facili. challenging. Ok. Partiamo con le Beh, cose le facili. slide le possiamo sicuramente mettere nello spazio slide share Come dell'associazione. no, come no, come no, assolutamente. Quindi. Ok. Giovanni Porro chiedeva se ci sarà la registrazione, qua rispondo io, sì ci sarà la registrazione, ve la mando. E queste sono le domande di riscaldamento, preparatevi. Allora, Adriana Ok. Zamarian dice che è stata chiarissima, presumo Bea, presumo, perché più o meno è arrivata in coda. Molto interessante, ci saranno altri incontri di approfondimento sugli aspetti pratici, sul come si fa. Eh sì, sono l'elenco che ha fatto vedere prima Stefania. Pensavamo di
appunto lanciare dei web seminar più di approfondimento. Appunto, io lo dicevo all'inizio, questa mia presentazione è un po', come dire, un ombrello molto grande, dando un po' un'idea generale del tutto. Poi forse vale la pena farla rivedere quella slide, Stefania? Sì, va bene, aspettate un attimo che apro. Allora. Ma se ne possono anche organizzare su richiesta, forse, se c'è un tema particolarmente interessante, volentieri. C'è anche una Però sì, domanda di un. dovreste Vai, vai, intanto, vabbè, intanto facciamo vedere. vedere. Dovreste vederla. Vedete la slide Ah, adesso? ecco qua. Sì, Io esatto. la vedo, sì. Questo era un elenco, come dire, parziale, provvisorio di alcuni titoli o di alcuni temi che potrebbero sicuramente costituire oggetto di webinar futuri. Però, come potete vedere, l'elenco sicuramente non è completo e, anzi, se ci fossero degli ulteriori suggerimenti, ben vengano. Ok. Come vedete, io ho parlato del GITO, ho parlato del role taking, anche se in maniera del portfolio, anche della valutazione, no? Il forum, sono tutte cose di cui ho parlato in maniera molto, come dire, molto superficiale, perché il mio obiettivo oggi era quello di, come dire, cercare di rendere un po' più concreto cosa vuol dire apprendimento collaborativo, dando delle coordinate molto ampie. Ottimo. Allora, c'è un tale Stefano Cacciamani, non so se lo No. conoscete. Già sentito, eh? Che chiede l'e-portfolio di così, eh? L'e-portfolio è uno strumento individuale o può essere anche compilato da un gruppo? In genere è uno strumento individuale, viene proposto come appunto uno strumento che ogni studente c'ha il suo, compila il suo, però ci sono anche delle esperienze di portfolio di gruppo, perché no? È una variante, sì, sicuramente. Il gruppo può avere il proprio portfolio. Diciamo, nasce nella pratica, nasce come, tra l'altro senza la E, no? È un portfolio inizialmente. Nasce come strumento cartaceo individuale, poi si è evoluto diventando il portfolio, mantenendo quest'idea di non tanto di, come dire, non è tanto uno showing off, non è tanto far vedere quello che so fare, quali sono le mie cose migliori, ma mantenere una linea di narrazione tra un prodotto e l'altro, no? Facendo vedere un po' l'evoluzione, come sono evoluto, sono partito da questo tipo di cose, poi sono arrivato qui e così via. Quindi questo si può fare benissimo anche con il gruppo. Ok, poi allora parto da quelle diciamo verso l'inizio della nostra chiacchierata. Ha senso lavorare in una classe con il collaborative learning solo in una disciplina? Chiede Claudio. Eh sì, per forza, certo. Sarebbe molto meglio lavorare in maniera interdisciplinare. Alcuni autori sostengono che, appunto, diciamo che un po' i punti di vista degli autori su questa domanda si dividono. Alcuni autori dicono che l'apprendimento collaborativo ha senso solo se si lavora per progetti, se si lavora in maniera interdisciplinare, perché lavorare per apprendimento collaborativo implica una riorganizzazione del curriculum, una riorganizzazione della didattica, intesa anche, no, di quello che si insegna. Alcuni autori propongono addirittura un ripensamento totale del curriculum, però non sempre si può fare, quindi dobbiamo anche un po' tenere, come dire, avere anche un po' un principio di realtà, quindi se non riesco a lavorare con i miei colleghi, non riesco a reclutare altri docenti a questa metodologia, allora cioè il docente lo può impostare nella propria didattica. Ed ha senso, almeno, voglio dire, almeno gli studenti hanno una variabilità, possono vedere una variabilità di metodologie. C'è il docente che lavora per didattica trasmissiva, il docente che lavora per apprendimento collaborativo, almeno gli si offre, come dire, una panoramica un po' più ampia. Allora, altra domanda. Potete postare il link del numero della rivista citato in conclusione alla presentazione? Allora, lo metto in Sì. chat, vi dovrebbe comparire dentro dove vedete le risposte. Comunque è www.ckpbc.org/qwerty/.
Lì c'è il numero che ho curato personalmente, mi permette di Esatto, autocitarmi. esatto. Era Lo quello che posso chiedevo. scrivere io qui? Sì, Perché lo si scrivilo, vede? vediamo, prova. Ok. Vi avverto, è un numero molto sostanzioso. Non so Eh quante sì, pagine sono, non mi ricordo è quante un pagine centinaio, tra 90 e 100 sono erano. Però parecchie. il numero è diviso in tre parti, se non ricordo male, no? Quindi c'è una parte più legata. Beh, Luca, forse lo puoi dire tu meglio. Sì, C'è ecco, una parte più le. è un numero. No, allora, innanzitutto devo dire Quindi che sceglietevi gli articoli che più vi interessano, insomma, sì. ecco, gli articoli sono scaricabili uno per uno, quindi non c'è bisogno che vi scaricate tutto il numero. Vedete l'indice, scegliete gli articoli che più vi interessano. C'è, come dire, e tra l'altro in questo numero è stata fatta un'operazione anche molto interessante, di questo, insomma, siamo particolarmente orgogliosi. Abbiamo accoppiato, come, in senso, come si dire, così, metaforico, autori italiani con almeno un autore internazionale. E tra questi autori internazionali abbiamo anche grandi nomi, c'è anche Lascar d'Amalia che ha contribuito, Andrea Lascar d'Amalia, insomma autori di grande peso. Questa C'erano grandi operazione è nomi. la. Esatto, il coinvolgimento, insomma, che queste persone abbiano accettato di collaborare a questo progetto per noi è stato un feedback molto positivo, insomma, molto. C'è anche un altro Bello. elemento sperimentale che è stato Eh sì, fatto, è quello il esatto. bello, che non so se era, adesso non ricordo la letteratura dei tempi, non so se era tra il primo in Non era Italia, la ma prima volta, però non uno era dei la prima primi in volta, Italia. però è stato utilizzato un processo di open peer review, cioè. Esatto. Dopo Stefania Manca ci spiegherà il processo tradizionale, io vi spiego quello che abbiamo usato noi. Semplicemente non abbiamo avuto dei giudici anonimi, quindi che nel segreto, nel buio delle loro stanze giudicavano, quindi valutavano semplicemente il contributo di altri e quindi davano una valutazione, diciamo, soggettiva, ma comunque con dei criteri ben specifici, ma era un processo completamente aperto e quindi era possibile entrare in dibattito con chi aveva referato il proprio articolo e anzi si poteva arrivare al punto che se il contributo del referee era sostanzioso, era anche possibile includerlo tra gli autori. Quindi era un processo in crescita, graduale, ma bello sostanzioso in cui tutto era aperto e chiunque poteva contribuire leggendo l'articolo e offrendo dei contributi. Mentre il Insomma, era processo costruzione di conoscenza esatto, veramente. applicata Cioè, proprio all'articolo. esatto, è un numero speciale sulla costruzione di conoscenza scritto attraverso un processo di costruzione di conoscenza. Mentre il processo classico sapete che è anonimo, Sì, doppio, eccetera, eccetera. esiste per usare della terminologia tecnica il double blind review e il blind review. Il primo è quando l'autore non sa chi è il revisore non sa chi è l'autore. Nel secondo caso invece è quello in cui il revisore sa chi è l'autore, ma non viceversa. Questo è il meccanismo classico del referaggio degli articoli scientifici, come ben sanno chi pubblica, chi produce questo tipo di testi scientifici. Quello che noi abbiamo voluto fare è stato un buon esperimento, buona scommessa invece di rendere tutto aperto, visibile, quindi non c'era nulla di anonimo. Beh, ma al contrario, tutto il processo è stato condiviso all'interno di una piattaforma dove gli autori ricevevano il feedback da parte dei revisori e comunque, come appunto diceva Luca, chiunque volendo poteva intervenire all'interno del processo offrendo dei suggerimenti costruttivi. Alla fine di questa esperienza, io, Luca e l'altra curatrice del numero, Stefania Cucchiara, abbiamo anche voluto in qualche modo rilevare le percezioni e il risultato di questa esperienza attraverso un breve questionario che tra le altre cose abbiamo presentato anche a uno degli ultimi convegni dell'associazione. Se qualcuno fosse magari interessato, mi rendo conto che è un tema molto marginale rispetto Sì, un al po' fuoco della tecnico, come serata, dicevate. però
se ci fosse qualcuno interessato, magari curioso, saperne di più, possiamo dare riferimenti anche su questo. Ok, poi ho messo quindi in chat, vi trovate il link per il numero speciale. Krishna El Nosari ci dice tutto molto chiaro, interessante e concreto. Poi c'è una domanda di Giovanni Porro che dice: io non ho capito se non è stato centrato l'obiettivo della serata o se non ho capito. Avevo immaginato si trattasse di un webinar sull'apprendimento collaborativo già online attraverso qualche piattaforma. In realtà, come era stato descritto all'interno del... Mi permetto di rispondere io perché mi ricordo cosa abbiamo scritto nella pagina. Come era stato scritto nella pagina, l'idea era di parlare dell'apprendimento collaborativo. Ci saranno delle altre serate, specifiche su, ovviamente, sugli strumenti, sulle strategie e sull'approccio, diciamo, con strumenti online, perché ci interessava soprattutto fornire una base di cosa fosse l'apprendimento collaborativo. Anche per quanto riguarda la costruzione di conoscenza, purtroppo siamo stati abbastanza sintetici, cioè non abbiamo detto tutto quello che si poteva dire, c'è stato poco accenno, no? No, Quindi, no, insomma, no, sì, si può parlare se c'è molto di più ore. da dire. Io ho cercato di estrapolare appunto due concetti essenziali che fanno capire che cos'è esattamente, che cosa, cioè come dire, lo specifico, la diversità rispetto all'apprendimento tout court, all'apprendimento collaborativo. Cosa distingue, cosa contraddistingue? La costruzione di conoscenza. Poi Scaramella e Breiter parlano di 12 principi, parlano di modalità di implementazione in classe, modalità di implementazione con il supporto delle tecnologie, insomma, il discorso è molto più articolato di questo, ovviamente. Ma non ci vuole un sempre, cioè, voglio dire, è un tema che meriterebbe un approfondimento a sé. Io ho cercato un po' di capire perché si parla di apprendimento collaborativo, cosa c'ha in più rispetto all'apprendimento tout court e come si è evoluto poi in costruzione di conoscenza e il ruolo che le tecnologie possono svolgere. Allora, devo andarlo a provare. Dunque, Paolo scrive: sono perfettamente convinto della bontà del modello proposto e del mio piccolo mi sforzo di realizzarlo. Devo dire che l'architettura della scuola e della classe mi pare che induca troppo fortemente verso la didattica frontale. Penso che questo seminario dovrebbe essere rivolto ai parlamentari, magari della settima commissione, al ministro, eccetera, eccetera, almeno una scuola in città assuma una conformazione diversa. Mandiamo la registrazione di questo webinar anche a loro. Sì, Paolo, poi ci contatti e ne parliamo, ti diamo questo compito. E se riesci a convincerli, siamo contentissimi. No, purtroppo c'hai ragione, Ah. Paolo. La questione è che allora, guarda, e noi come voi, cioè anche noi viviamo un noi accademici, insomma, viviamo un paradosso. Io personalmente ho avuto un sacco di progetti di ricerca finanziati sull'apprendimento collaborativo, sull'uso delle tecnologie nell'apprendimento collaborativo, l'e-learning, eccetera. Quindi lo Stato, il Cineca, il Ministero, il MIUR mi dà i soldi per fare la ricerca. Il problema è che poi i risultati della ricerca, il MIUR non sa, non li utilizza, non vengono mai, non c'è mai un momento in cui, ma io, cioè, voglio dire, non solo i miei che sono, boh, No, forse non sono così importanti, ma nel studio, cioè CNR, Università di Roma, Bicocca, Milano, cioè, capito? Anche università molto più blasonate della mia o persone, professori molto più importanti di me, lo Stato, il MIUR ti dà i soldi per fare la ricerca, poi i risultati di questa ricerca non diventano mai pratica, non vengono mai, non c'è mai un momento in cui, come una cinghia di trasmissione per cui poi arrivano veramente nella scuola. Noi lavoriamo nelle scuole per fare sperimentazione, non riusciamo mai a lavorare nella scuola per fare il cosiddetto scaling up, no? Per ampliare e amplificare la scala, no, della sperimentazione. E questo perché le riforme non sono mai modellizzate sulla ricerca, ma sono modellizzate su problemi politici e su problemi economici. Ed è molto castrante. Però, sai, io il ragionamento che faccio anche con gli insegnanti, che ci facciamo anche con gli insegnanti, è un buon motivo per non farlo questo, per non innovare le nostre pratiche didattiche, per non cercare di migliorare
l'offerta formativa e risolvere i problemi che possiamo risolvere? Non mi sembra un po', cioè, almeno proviamoci, facciamolo almeno nel nostro piccolo. Poi sai, in altri paesi, io sono di ritorno da un viaggio in Finlandia dove lavoro ormai da 30 anni con Kaija Karainen, che abbiamo avuto un percorso di studi, come dire, simile nei tempi almeno. Lui è tornato in Finlandia ed è diventato consulente del ministero e si sono fatte le riforme sulla base delle sue proposte educative. Io no. Così come tanti altri come me che sono stati fuori, che hanno lavorato con Scardamà, Stefano, però ho lavorato tanto tempo con Marlene, Scardamalia, io ho lavorato con Alan Brown, ma poi torniamo in patria e non abbiamo, non siamo, non riusciamo, non abbiamo, non o non siamo capaci o non c'è l'interesse verso un reale rinnovamento della scuola. Insomma, se quando si fanno le riforme, sono sempre altre le ragioni che dettano le riforme, purtroppo. Però, ecco, non mi sembra un buon motivo comunque poi per non provare a fare le cose che si vogliono fare. Cioè io, Stefano, Donatella Cesareni, che è anche lì tra il pubblico, Stefania, insomma, sono tutte persone che ci siamo detti, ok, il ministero o la pubblica istruzione non ce lo fa fare, proviamo a farlo lo stesso. Ed è questa la ragione per cui abbiamo fondato il CKPG. Allora, c'è una domanda classica. Allora, le domande sono tantissime, però non vogliamo tirare anche troppo lungo perché alcune esulano un pochino. Allora, per quanto riguarda la bibliografia, le risorse, gli approfondimenti legati al CKPG, eccetera, io do due tipi di soluzioni. La prima è iscrivetevi al CKPG, al sito del CKPG, il sito è www.ckpg. Diventate soci, dai! Diventate soci ckpbg.org, ve lo scrivo tra pochissimo. L'altra cosa è lì Scrivo ci sono un io? sacco di risorse Aspetto la bibliografiche. slide. Eccola Ok. qua. Ah, hai detto, metto la slide. Brava Stefania. E quindi ci sono. E poi l'altra cosa è ci saranno degli altri webinar, quindi riceverete tutte le informazioni, partecipate perché ci sono ovviamente anche tutte. Le risposte molte sono molto specifiche. Ce n'è una che però, secondo me, a mio modesto parere, dalla mia esperienza, da quando sono in questi temi, è sempre divertente. Apprendimento collaborativo e apprendimento Oh, cooperativo. cooperativo, è vero. Classica. È una FAQ. Vediamo, professoressa Ligorio, come risponderebbe lei a quella domanda? Ecco, ci chiarifichi la differenza? Allora, sono preparata, posso rispondere. Prego. Allora, anche qui la letteratura si divide, alcuni lo utilizzano cooperativo per dire una cosa, collaborativo per dirne un'altra, alcuni l'invertono come senso. Fatto sta che c'è una distinzione fondamentale. Ora, indipendentemente che si voglia chiamare cooperativo 1 o collaborativo, quindi indipendentemente da dove mettete l'etichetta, resta il fatto che ci sono due modi diversi di vedere l'apprendimento in gruppo, chiamiamolo così. Allora, c'è un modo in cui tu hai un compito comune, lo organizzi in sottocompiti e assegni un sottocompito a ciascun gruppo e poi lo riassembli. In questo modo tu hai gruppi che sono collaborativi al loro interno, ma potrebbero essere competitivi tra di loro. E hai un prodotto finale che è un assemblaggio di prodotti di gruppo. C'è invece un'altra idea, io questo personalmente lo chiamo apprendimento cooperativo, però qualcuno lo chiama collaborativo. Quello che io invece chiamo apprendimento collaborativo, quello a cui mi riferisco nelle slide, è invece un'idea in cui tu hai un compito generale, lo suddividi in sottocompiti, lo assegni ai gruppi, ma i gruppi tra di loro devono essere interdipendenti, devono essere collaborativi. E alla fine, quando tu riorganizzi i vari sottogruppi, no? I vari prodotti dei gruppi, li riorganizzi in un unico, il prodotto che hai non è più distinguibile, ma era quello che vi dicevo prima, cioè non è sempre possibile riconoscere
quello che è stato fatto da ciascun individuo, da ciascun gruppo. Per entrare nel concreto, se io voglio scrivere un libro sull'apprendimento collaborativo, dico, ok, io faccio il primo capitolo, Stefania tu fai il secondo e Luca fa il terzo, poi li mettiamo insieme. E continuiamo a dire il mio nome nel primo capitolo, Stefania manca nel secondo capitolo, Luca Vanini nel terzo capitolo. È perfettamente riconoscibile quello che ho scritto io, quello che ha scritto Stefania, quello che ha scritto Luca. Questo è mettere insieme prodotti che restano prodotti individuabili e riconoscibili, i cui autori sono individuabili e riconoscibili. Se io invece dicessi, Stefania, scriviamo un libro io e te, io lo comincio a scrivere, tu mi leggi le bozze e me le correggi e ci aggiungi qualcosa, poi me le ridai, io le riguardo, le ci aggiungo qualcosa, sposto, modifico, eccetera. Alla fine abbiamo scritto un libro insieme. Non siamo più in grado di dire esattamente cosa ho scritto io e cosa ha scritto lei, perché ci siamo scambiati bozze, ce le siamo rivisti reciprocamente l'uno con l'altro, e non è più possibile dire esattamente quello che possiamo riconoscere, come dire, una prevalenza, o possiamo, dobbiamo andare a rintracciare il processo per poter dire cosa ho fatto io e cosa ha fatto lei. Non lo vediamo più dal prodotto, ma dobbiamo vedere il processo per poter distinguere il contributo di ciascuno. Questo molto, molto sinteticamente, spero. Perfetto, di essere stata chiara. Direi, allora ci sono un po' di domande sul Jigsaw, il diario di bordo, su... sulla valutazione. La valutazione è un tema scottante. Svincolare il brainstorming creativo nel mero orario di collaborazione live. Poi, sopra interessante bibliografia. Problemi di coinvolgimento dei colleghi, classico. Si potrebbe fare un webinar specifico su come coinvolgere gli altri insegnanti. Per gli ispirati, un qualcosa, io lo aggiungerei nella lista del che abbiamo fatto, questo sarebbe molto carino. Ah, ecco, c'è una domanda che secondo me lascio giudicare a voi due. Come vedete, i MOOC, è possibile ipotizzare un MOOC a livello preuniversitario? No, non ho capito, scusa, puoi ripetere. Come vedete i MOOC? Stefania, come vedi i MOOC? Stefania è l'esperta di MOOC, non posso rispondere io, dai Stefania. No, io non sono un'esperta di MOOC, nel senso che mi incuriosisce molto come modello, come approccio. Ho letto parecchie cose sull'argomento, sia di tipo scientifico-accademico che di taglio più divulgativo, e quindi credo alla fine dei conti, bene o male, di essermi fatto un'idea. È possibile anche che prima o poi, come dire, collabori alla progettazione di un MOOC, però ancora non siamo un po' distanti. Ma cosa ne penso? Penso che sia un panorama, un gran guazzabuglio in questo momento, perché con l'etichetta MOOC ci sta dentro di tutto e di più. Il MOOC originariamente nasce in chiave connettivista, opera di George Siemens e Steven Downes, come tutti quelli che hanno anche solo sentito parlare un minimo di MOOC ben sanno, quindi ispirato e basato su principi di, appunto, che quelli che sono i principi di apprendimento del modello connettivista. È chiaro che i MOOC, così come si stanno affermando soprattutto da parte dei consorzi universitari, sia americani che europei, in parte qualcosa sta incominciando a penetrare anche a livello italiano, stanno però nella maggior parte dei casi evolvendo, o perlomeno recuperando, un modello didattico pedagogico di stampo molto molto tradizionale. Quindi in questo caso, sotto l'etichetta MOOC, in realtà non si fa altro che riproporre, appunto, sotto mentite spoglie un qualcosa che è innovativo dal punto di vista sia del modello didattico che della teoria dell'apprendimento, ha veramente ben poco se non nulla. C'è molto dibattito sul tema in questo momento, anche in Italia stiamo incominciando a interessarcene parecchio, perché soprattutto per quanto riguarda l'ambito statunitense, i MOOC vengono visti come un po'
quello strumento che potrà salvare le università americane, evitare la dispersione scolastica e cercare insomma di recuperare tutti quei potenziali studenti, sia adulti, quindi in questo senso si fa riferimento all'apprendimento continuo, ma anche studenti poco più che ventenni, recuperarli un po' a quelli che sono i principi dell'istruzione formale e informale. Credo che mi sembra di capire che anche in Italia si stia sviluppando un orientamento di questo tipo. Non so quanto possa essere promettente, quanto riesca ad andare lontano. A mio personalissimo modo di vedere, il MOOC invece può essere una proposta molto interessante, anche innovativa, sia da un punto di vista delle modalità appunto didattiche, ma anche proprio dei principi teorici dell'apprendimento, se riesce a distaccarsi da modelli di tipo istruzionale più tradizionali. Però su questo c'è molto da lavorare e sicuramente, come dire, non vengono gratuitamente. Quello che mi sembra interessante sono le keywords poi dell'acronimo MOOC, quindi il concetto di massive. Infatti, esatto, stavo per dirlo io. Sono questi i concetti interessanti, cioè dare la possibilità a chiunque voglia anche di fruire di un pezzo del percorso didattico previsto all'interno del MOOC, e questo farlo anche in maniera distribuita su diversi ambienti digitali a disposizione. Esatto, sì. Combinare insieme apprendimento individuale, apprendimento collaborativo, come diceva appunto anche prima Beatrice, è una sfida decisamente molto importante, però ecco, a mio avviso o si va in quella direzione o altrimenti si rischia, come in realtà si sta già facendo, di chiamare con un acronimo tutto sommato che di per sé dice anche molto poco, vecchi modelli che hanno mostrato i loro limiti già da tempo. Sembra che Beatrice volesse... Sì, no, sono perfettamente d'accordo, nel senso che secondo me la cosa innovativa dei MOOC è proprio questa del massive, no? Della massive e dell'open, nel senso che appunto la conoscenza libera, disponibile per tutti, anche una conoscenza molto specialistica, no? Molto che solitamente, come dire, avveniva negli spazi chiusi delle grandi università, quindi poter accedere alla lezione del professore famoso di Stanford stando seduto a casa mi sembra una grande opportunità. Potrebbero sfruttare meglio i loro potenziali MOOC quando inseriti in un percorso appunto che prevede diverse modalità, ampliando, perché di per sé il MOOC insomma è una lezione, quindi è una didattica trasmissiva, e poi quando c'hai 16.000 studenti che entrano in un MOOC, come fai ad organizzare apprendimento collaborativo o cooperativo che sia? No, diventa un po' più complicato, quindi devi poi ricorrere ad altre risorse per poter potenziare quell'aspetto. Quindi se inserito in un'architettura più complessa mi sembra che possa funzionare. Allora, cioè, io direi di andando verso la chiusura, c'era un commento di Massimiliano che ci ha personalmente avuto molti problemi di coinvolgimento dei docenti di un progetto di ricerca e di apprendimento collaborativo tenuto presso un istituto professionale attraverso l'utilizzo di tecnologie assistive quali LIMO o piattaforme didattiche online tipo Moodle. Pensate possibile una diffusione? Pensate possibile una diffusione di webinar presso istituti cercando di far capire i limiti ma soprattutto le potenzialità di tale approccio didattico? Ma sì, magari, ci piacerebbe. La verità è che la didattica per apprendimento collaborativo, costruzione di conoscenza, come lo volete chiamare, è più difficile. È più... significa per il docente, modificare quello che già fa, e significa un impegno maggiore, perché non, cioè prepararsi la lezione, andare a fare la lezione, è molto più semplice, richiede meno tempo, perché oltre che a fare la lezione, perché l'apprendimento collaborativo non vuol dire che uno non fa più lezione,
ma vuol dire che oltre alla lezione devo pensare a compiti in chiave collaborativa, devo verificare se c'è l'interdipendenza, devo costruire una situazione in cui gli studenti si parlano tra di loro, monitorare quella situazione, fare in modo che quello che succede, la discussione che c'è tra i pari, diventa un momento di apprendimento, diventa parte della mia didattica. È un impegno non indifferente, quindi significa per il docente dedicare più tempo, mettersi a studiare, a provare a fare delle cose anche in autoaggiornamento, autoformazione. Quindi se non c'è questa disponibilità, io sono, cioè, penso che sia difficile. Il mestiere del docente è un mestiere oggi molto bistrattato, questo lo sappiamo tutti. Mal pagato, poco riconosciuto socialmente, eccetera. Io penso che ci debba essere una motivazione intrinseca per il docente, cioè dire ok, non ho un riconoscimento sociale, i genitori dei miei studenti, litigo con i genitori dei miei studenti, litigo con i miei colleghi, mi devo pure impegnare di più di quello che faccio, sono pagato poco, no? Cioè tutte queste retoriche, insomma tutti questi problemi che conosciamo. Ma che ci abbiamo anche noi all'università, noi non, cioè, non è che siamo trattati molto meglio di voi, di docenti di altri livelli scolastici. Però io personalmente ho bisogno di una motivazione intrinseca, che è appunto la soddisfazione di pensare che faccio bene il mio lavoro. Non me lo riconosce nessun altro, probabilmente, però almeno che ho un riconoscimento, come dire, nel mio gruppo di lavoro, un riconoscimento con me stesso. Bisogna lavorare di più, forse bisognerebbe lavorare di più su questo versante e vedere se questo versante si riesce ad ampliarlo. Poi per il resto sì, si può fare, però voglio dire, c'è il rischio di insuccesso è abbastanza alto, perché se i docenti entrano in questa logica, no? Cioè, come dire, ho poco riconoscimenti, già faccio molto di più di quello che dovrei fare. Chi me lo fa fare no? Cioè di entrare in una situazione in cui devo fare ancora di più di quello che faccio, chi me lo fa fare? Allora tu gli puoi fare anche il webinar gratuito, posso anche venire io di persona a parlare col docente, ma non è, non, 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 so, non posso garantire il successo di questa cosa. Secondo me, se posso aggiungere, Bea, c'è un altro aspetto che non va sottovalutato e che, come tu facevi notare, rispetto ai principi della costruzione di conoscenza, quindi non è solo suddividersi il lavoro all'interno del gruppo, tra gruppi, quindi essere cooperativi o piuttosto che collaborativi. Non è solo, scusate, questo aspetto che ha a che fare più che altro con la tecnica della metodologia, ma c'è anche e soprattutto il fatto che bisogna essere consapevoli che gli esiti dell'apprendimento possono essere tutt'altro che scontati. Nell'apprendimento tradizionale, voglio dire, in cui i contenuti legati, veicolati, presentati da un docente, come dire, in qualche modo godono di una certezza, no? C'è il libro di testo, Beh, insomma, quel aspetto, vabbè, diciamo insomma, i che casi di abbandono, cioè, voglio dire, anche la didattica tradizionale mostra i suoi limiti, sì, alla no, 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 fine. no, no, non stavo dicendo che sia da preferire quel modello, tutt'altro, perché anzi quel modello ha, come giustamente dicevi tu, evidenziato i suoi limiti. Però non è che passando, come dire, sposando il modello dell'apprendimento collaborativo, come dire, siano tutte rose e niente spine da questo No, punto no, di ma la vista. difficoltà sta nel Non è solo fatto. una questione di impegno, è anche gestire, come dire, le misconception degli studenti e gestire un Certo, certo, processo certo. che non è detto, cioè che non può essere governato fino in fondo, ma che No, presenta no, c'è. ritardi di imprevisto anche piuttosto alti. Sì, c'è un altro aspetto da tenere presente, che tu puoi avere, come dire, puoi pagare come dire, puoi avere una minore resa in termini di quello che gli studenti sanno alla fine, cioè forse sanno meno cose, sapranno meno cose, però bilanci questo con l'idea che hai supportato dei processi
dei processi di ragionamento, cioè che è modellizzato dei processi di ragionamento. Quindi i miei studenti alla fine stanno di meno, In però termini di hanno acquisito contenuti. in termini di contenuti, Certo. non sanno 100 cose, ne sapranno 80, ne sapranno 90, però in più hanno acquisito delle strategie di ragionamento, di pensiero, di argomentazione, di soluzione di problemi, di lavoro di gruppo, per cui che consentiranno loro, di poter acquisire in futuro continuamente, no? Appunto, il processo, l'apprendimento, life learning, di poter mettere in atto processi di apprendimento anche dopo. D'altronde, guarda, la ricerca ha dimostrato che con la didattica tradizionale si sanno più cose, ma i tempi di retenzione delle cose che Sì, sono sono molto molto brevi. Cioè, brevi. Sì. Sì, subito dopo l'esame, subito dopo la scuola, c'è cioè il washing up, cioè come se tirassero lo scarico, scusate la metafora non molto aulica, cioè dopo un po' si dimentica tutto. Quindi lì per lì sanno le cose, dopo un po' le hanno dimenticate. Invece con questo tipo di didattica la ritenzione è più a lungo termine, in più appunto tu hai, docente, hai modellizzato un modo di ragionare e hai potenziato una sensazione, una rappresentazione di sé come studente, che non è poco. certo. Io ultimamente ho molto lavorato su questa idea di come impatta l'apprendimento collaborativo sull'identità, sui posizionamenti identitari come studenti, un lavoro che abbiamo fatto anche con Feglia, che mi è sembrato di vedere che anche lei c'è lì, Feglia lo perfido. Quindi, insomma, abbiamo molto lavorato su questo perché in effetti modifica la rappresentazione di sé. Bene. Allora, qui le domande crescono e io direi Addirittura invece di finire aumentano. sì, Non so se è un buon segno questo. è un buon segno perché sono tutte positive. Allora, le dovrei leggere tutte, ma sono veramente tantissime, quindi ci sono tanti ringraziamenti e tante riflessioni di vario tipo. Allora, io direi, visto che più o meno siamo arrivati all'ora di chiusura, mantengo la promessa che avevo dato all'inizio, dando i due link dei corsi che dicevamo. Però prima di fare questo, direi, non abbiamo già la data del prossimo webinar, lo ricordo male. No, non No, ce non ce l'abbiamo. l'abbiamo ancora. Ok, allora vi No, perché faremo. noi adesso, posso fare questa piccola parentesi, noi adesso siamo presissimi dall'organizzazione del congresso a Eh sì. Pavia, dove ci piacerebbe vederli tutti, quindi venite a Pavia e fateci le domande di persona. Metto E dopo Pavia cominciamo a ragionare sui prossimi webinar. Il link del. Ce l'avete sotto mano il link del congresso? No, però lo possiamo No, vedere. però è www.ckpbg.org/congresso2014. Trovato. Brava, facile. È Quindi facile. veniteci a trovare a Pavia, quelli che di voi possono, e Eccolo qua. saremo La felici di data parlarvi. esatta è il 29:30. 29, 31 gennaio. 29 e 31 gennaio. Ospitiamo Pierre Dillenburg, che è un ospite, appunto, uno di quelli importanti, e Vindice De Plano, che invece è un imprenditore che realizza Serious Game in realtà aumentata, quindi volevamo dare, insomma, questi due mondi volevamo mettere insieme. Il 30 ci sarò anch'io, parlerò dei webinar. Sì. È vero, ci Visto che sarà me lo anche lì sono Cavalini a ricordato. Allora, parlare. per chi si fosse collegato dopo, questo è un webinar. Può essere sempre utile. Allora, dunque, faremo in questo modo. Nei prossimi giorni vi manderemo a tutti la registrazione di questa splendida serata. Nei prossimi giorni, appena appunto termineremo la calendarizzazione, eccetera, vi comunicheremo quali sono gli altri webinar. All'inizio della serata raccontavo ai primi che si sono collegati che nel fare un po' di prove abbiamo messo davvero per sbaglio una promozione di un'immagine che volevamo usare in un'altra occasione, eccetera. Visto che il tema c'è, nel senso che si tratta di comunque di apprendimento, di tecnologie per la didattica, eccetera, le due promozioni che in qualche modo anticipiamo sono di due corsi che vi possono interessare. Noi vi mettiamo anche il link. Costano poche decine di euro,
però sono uno sull'utilizzo della LIM nell'italiano e un corso tenuto da Cristiana Pivetta, che molti di voi hanno già conosciuto in diverse occasioni, e che è veramente molto brava e soprattutto trasmette una passione e un entusiasmo in quello che fa, che sono veramente straordinari. L'altro è il corso di Fabio Ballor. Stasera non è qui con noi, è il fondatore di Insegnalo.it, ed è sul Rapid Learning, che è una metodologia per creare learning object a partire da semplici PowerPoint. La banalizzo, la semplifico per quelli che magari hanno un po' meno dimestichezza. Poiché all'inizio avevo detto che abbiamo in corso questa promozione, la condividiamo anche stasera perché probabilmente alcuni di voi possono essere interessati. È sufficiente cliccare sul link che abbiamo messo in chat, dove vedete le domande e le risposte che abbiamo condiviso con voi. C'è un codice, vedete quel ckbg underscore lim e ckbg underscore rel. L'ho fatto in tempo reale mentre eravate qui, quindi ho usato la sigla del ckbg del webinar stasera. Ed è una promozione che dà un terzo di sconto, quindi i costi sono veramente contenuti, sono meno di 40 euro, una cosa di questo tipo, e c'è questo sconto per i prossimi giorni. Quindi, se qualcuno fosse interessato, è una promozione da cogliere al volo. Allora, io non ho altro da dire. Se volete aggiungere qualcosa, Stefania, Beatrice. Ma a me dispiace se ci sono delle domande non evase, Vabbè, però non so, con i tempi siamo veramente stretti. guarda, se vuoi puoi cliccare la finestrella delle domande, e così ti rendi conto più o meno dell'ora che faresti a rispondere una a una. E ce ne sono un paio che Qual è sono la finestrella delle domande? dove c'è scritto domande. Da qualche parte dovresti vederlo. Domande o chat? Adesso non lo so come la vedi tu. Chat, io leggo chat, non Chat, domande. ok. Cioè, chiedevano qual è il tema, qual è il titolo del congresso? Ah, ecco, adesso il titolo del congresso è bellissimo. Tecnologia e leggerezza. È molto poetico. È un titolo che ha a che fare con Calvino, con Italo Calvino e con le sue lezioni americane. Quindi, Quindi se non cioè. conoscete Calvino non potete capire. No, è un titolo, devo dire, è un titolo che ho proposto io. Mi piaceva quest'idea delle lezioni americane di Calvino, perché soprattutto il concetto di leggerezza, perché dava l'idea, sapete, Calvino ha quest'idea, il barone dimezzato, no? Cioè queste cose, le città invisibili, no? Cioè tutto diventa essenziale, ecco, anche per citare Mengoni, ecco. una Citazioni citazione colta, una alte, citazione colta ad stiamo un'altra, proprio ecco, mi pare salendo questo. proprio. Cioè, Già da proprio. allora. No, mi piaceva l'idea di pensare alle tecnologie che diventassero quasi trasparenti, quasi invisibili, che creano delle condizioni di vita, di condivisione, di socializzazione, di apprendimento, dove appunto le tecnologie alla fine non le vedi, diventano parte della realtà. E, insomma, volevo un po' sollecitare questa riflessione. E devo dire la verità, molti dei contributi che sono arrivati sembrano andare in questa direzione, insomma, aiutare questo tipo di riflessione, perché, come dire, legato anche ai concetti di sostenibilità, che sono appunto dei temi importanti, secondo me, oggi, su cui le tecnologie possono aiutare. Mi piacerebbe far parte del CKBG, Tiziana, ma certo! Vai sul sito, compila la scheda e diventerai una di noi. L'ho letto per caso, eh? Mi è caduto l'occhio Ecco. lì. Vedo che hai perso l'entusiasmo nel rispondere a tutte le domande quando hai visto quante sono. È No, vabbè, ho proprio. Ecco. visto. Allora, dunque, io direi che ci possiamo salutare. Ho salvato un po' delle domande, dovremmo riuscire poi a vederle. Eventualmente poi le useremo come spunto per il prossimo webinar. Ci vediamo sicuramente a Pavia a questo punto. Siete Ok, tutti prossima settimana, settimana prossima. Questo lo eh? stavi ricordando a me? Sì, lo stavo ricordando a te.
Va Sì. bene, dai, allora lasciamo. Gli addii sono sempre tristi, però insomma c'è poco da Sì, farlo. Io lo so. ringrazio tutti quanti per l'ascolto, spero di essere stata abbastanza chiara e non troppo veloce, perché tendo a parlare un po' velocemente, quindi No, spero di aver avuto il ritmo giusto. no. Allora io Grazie ancora. direi che Grazie anche da parte ciao a mia, grazie a tutti. Luca, grazie a Insegnalo che ci ha ospitati anche stasera. Vero, E grazie. alla prossima. Alla prossima a Un tutti, buona saluto a serata. tutti. Buonanotte a tutti. Ciao ciao. Ciao.